deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Tra l'8 dicembre 2015, solennità dell'Immacolata Concezione, fino al 20 novembre 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Entro questo spazio temporale si svolgerà lo speciale giubileo che Papa Francesco ha voluto dedicare alla misericordia del Signore, che sempre perdona e dimentica. L'annuncio è stato fatto dal Pontefice durante la liturgia penitenziale per la riconciliazione, presieduta nel pomeriggio del 13 marzo ad apertura dell'evento 24 ore per il Signore. Con noi Don Marco Busca, docente di teologia presso il seminario di Brescia e altre sedi. La tradizione ha dato diversi nomi a questo sacramento, uno particolarmente suggestivo è la riconciliazione sorella del battesimo. Possiamo dire che il cristiano nasce nel battesimo e il battesimo è un'immersione nella vita di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, dunque una vita di comunione dove le persone divine aderiscono liberamente l'una all'altra nell'amore. E il battesimo cancella il peccato, è la remissione radicale del peccato proprio perché sposta il nostro io dall'individuo concentrato su di sé in senso assoluto, l'epicentro assoluto di tutta la realtà, lo sposta verso un io personale che nasce dalla relazione sia con Dio, la figliolanza battesimale, sia con i fratelli, l'appartenere alla Chiesa. Prima di confessarsi e di confessare a sua volta alcuni fedeli, Papa Bergoglio si è soffermato sulla certezza del perdono del Signore, che ci guarda sempre con tenerezza ed è sempre pronto a perdonare i nostri peccati. Mettendo a confronto due figure, la donna peccatrice e Simeone, che non riesce a trovare la strada dell'amore, il Pontefice ha chiarito che nell'abbraccio di Dio c'è sempre misericordia e mai condanna. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Con quanto amore ci guarda Gesù. Con quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore. Mai si spaventa dei nostri peccati. Il peccato è l'offesa fatta a Dio, ma quasi l'offeso è più preoccupato di colui che lo ha offeso, del peccatore, e con questa carezza, con questa tenerezza si rivolge sulle ferite, sulle conseguenze di male che sono rimaste impresse nella sua vita. Ecco, direi che dopo che siamo perdonati abbiamo ancora la possibilità di ritornare sull'esperienza del perdono e di contemplare il modo in cui Dio ci ha perdonato, cioè la misericordia, perché è la via più forte per conoscere la paternità di Dio e perciò anche per assimilarla nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e per custodire questa come una pietra miliare del nostro cammino spirituale. Il perdonato è sicuramente uno che ha incontrato il Signore e piano piano anche la vita si riorienta, la vita cambia, la mentalità cambia, la volontà cambia e tutto questo non è istantaneo, anche se il perdono è immediato, ma lo si percepisce, lo si assimila nel tempo. Nella vita del fedele è dunque importante sperimentare profondamente questo dono di Dio, questo incontro, meditando su un amore senza confini. Il pentimento sano matura quando lo sguardo non è più concentrato su di sé, ma contempliamo il nostro peccato che è assunto, accolto dentro l'amore di Dio e perciò i nostri peccati alla fine coincidono con le piaghe di Cristo che sono l'espressione più alta del suo amore. È una finezza, potremmo dire, dell'amore del Padre, quella di non farci vedere il nostro peccato isolato dall'amore, ma già un peccato che è accolto, perdonato e che impariamo a guardarlo non più con i nostri occhi, ma con gli occhi di colui che lo ha preso su di sé, perciò ce lo ha tolto. E ritrovarsi, potremmo dire, in uno spazio di innocenza che possiamo vedere proprio nello sguardo di Cristo che ci toglie il peccato e lo prende su di sé.